Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Ripetiamo insieme: eterna è la sua misericordia. Eterna è la sua misericordia. Gloria a te, Signore, che perdoni tutte le nostre colpe e guarisci tutte le nostre infermità. Eterna è la sua misericordia. Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Eterna è la sua misericordia. Gloria a te, Signore, tenero Padre verso tutti i tuoi figli. Eterna è la sua misericordia. Fratelli e sorelle carissimi, con lo sguardo fisso su Gesù e sul suo volto misericordioso, accogliamo questo dono del periodo della perdonanza, che dischiude per noi e per tutti coloro che si accosteranno alla porta della misericordia di Dio. Mentre siamo in comunione con le comunità della diocesi, con i numerosi pellegrini e visitatori, e in particolare col vescovo Giuseppe, accostiamoci alla soglia di questa porta della misericordia. Questa celebrazione inaugura solennemente il tempo della perdonanza bibbionese, sotto lo sguardo della Santa Vergine assunta in cielo, e ci sprona tutti verso una profonda esperienza di grazia e di riconciliazione. Ascolteremo con gioia il Vangelo della misericordia, che Cristo Signore, Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, sempre fa risuonare in mezzo agli uomini, invitandoci a gioire per il suo amore, annunciato instancabilmente a ogni creatura. Preghiamo. O Dio, autore della vera libertà, che vuoi raccogliere tutti gli uomini in un popolo solo, libero da ogni schiavitù, e doni a noi, tuoi figli, un tempo di misericordia e di perdono. Fa che la tua Chiesa, crescendo nella libertà e nella pace, splenda a tutti come sacramento di salvezza e riveli e attui nel mondo il mistero del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Parola del Signore. Preghiamo. O Dio Padre onnipotente e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore, tu non ci tratti secondo i nostri peccati, non ci ripaghi secondo le nostre colpe. Degnati di concedere ancora alla tua Chiesa tempi di grazia, di penitenza e di perdono, perché essa abbia la gioia di rinnovarsi interiormente per opera dello Spirito Santo e di camminare sempre più fedelmente nelle tue vie, annunciando al mondo il Vangelo della salvezza. Aprici ancora una volta la porta della tua misericordia e accoglici un giorno nella tua abitazione nel cielo, secondo la promessa del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Io sono la porta, dice il Signore, chi passa per me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo nei secoli dei secoli. Amen. La storia in eterno mi
al Figlio, luce delle genti, in eterno misericordiosus. Ci ha amati con un cuore di carne, in eterno misericordiosus. Da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo, in eterno misericordiosus. Il cuore si apra a chi ha fame e sete, in eterno misericordiosus. Misericordiae sicut Pater, misericordiae sicut Pater, misericordiae sicut Pater, misericordiae sicut Pater. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni, in eterno misericordiaeus. Fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo, in eterno misericordiaeus. Da Lui confortati, offriamo conforto, in eterno misericordiaeus. L'amore spera e tutto sopporta, in eterno misericordiaeus. Pace al Dio di ogni pace, in eterno misericordiaeus. La terra aspetta il Vangelo del Regno, in eterno misericordiaeus. Gioia e perdono nel cuore dei piccoli, in eterno misericordiaeus. Saranno nuovi i cieli e la terra, in eterno misericordiaeus. Per i meriti e per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli di Pietro e Paolo e di tutti i Santi, Dio onnipotente e misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen.
pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Perché tu solo preghiamo. O Dio, la tua misericordia è infinita, inesauribile il tesoro della tua bontà. Accresci benigno la fede del popolo a te consacrato, perché tutti comprendano con sapienza quale amore li ha creati, quale sangue li ha redenti, quale Signore, quale Spirito li ha rigenerati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israele. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata, e a non popolo mio dirò: popolo mio,
ed egli mi dirà: Dio mio, parola di Dio. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà, e le tue meraviglie voglio meditare. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non cogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco, ora il momento favorevole. Ecco, ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui, amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Carissimi, sono giunto volentieri qui a Bibione per vivere insieme con voi questa edizione rinnovata della Perdonanza. E sono sinceramente grato al carissimo fratello, il Vescovo Giuseppe, per l'invito che mi ha rivolto. E insieme con lui saluto il parroco Don Enrico, anche se so questo è un momento particolare della sua missione qui, in questa parrocchia, e voi tutti. Ho appena detto sono giunto, ma avrei anche potuto dire sono tornato, perché qui a Bibione giunsi la prima volta nell'aprile del 2008. C'era il primo forum nazionale del progetto Portaparola, organizzato dal quotidiano di ispirazione cristiana Avvenire. Lo inaugurò il giovedì 24 l'allora presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Ruini, e lo conclusi io la domenica successiva,
celebrando la Santa Messa in questa chiesa. Da allora molte cose sono cambiate, ma è sempre vivo il ricordo della progettualità pastorale, testimoniata anche da questa bella iniziativa rinnovata annualmente dopo il giubileo straordinario della misericordia, voluto e indetto da Papa Francesco. Il tema scelto per quest'anno, cuori in ascolto. Ebbene, questo tema richiama una storia presente nella Bibbia, dove si racconta del giovane re Salomone, il quale nel sogno udì la voce del Signore che gli diceva: chiedimi quello che io devo concederti. Di fronte a questa divina prodigalità, Salomone rispose in un modo che a prima vista ci sorprende. Chiese semplicemente un cuore che ascolta. Questa immagine l'ha scelta il Papa Francesco nel messaggio per la 56ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si è svolta quest'anno. Il testo è molto bello, ricco di spunti di riflessione, e forse sarebbe anche utile in questi giorni di perdonanza riprenderlo, quel messaggio. Al tema ascoltare con l'orecchio del cuore, appunto un cuore che ascolta, dedicato il primo punto di quel documento. Il successivo, già che si tratta di un messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni, il secondo punto tratta appunto dell'ascolto come una condizione importante per una buona comunicazione. Anche se molti oggi comunicano non tanto non facendosi ascoltare, ma togliendoci la possibilità di ascoltare, perché a volte alcune comunicazioni sono chiassi. La terza e ultima parte si intitola Ascoltarsi nella Chiesa, perché non è il caso di far sempre la lezione agli altri. Anche noi, comunità cristiane, abbiamo da imparare. Ascoltarsi nella Chiesa, e questo uno spunto molto importante per quel processo sinodale nel quale sono impegnate le nostre comunità cristiane. Fra l'altro si dice che la comunione non è il risultato di strategie e di programmi, ma la comunione si edifica nell'ascolto reciproco tra fratelli e sorelle. Potrei fermarmi qui. È giusto però che io aggiunga qualche ulteriore indicazione che ci aiuti a entrare un po' di più in quello che stiamo celebrando questa sera. Ecco allora, dammi, Signore, un cuore che ascolta. Dobbiamo riconoscere che questa espressione, questa frase, ha un senso se noi la consideriamo all'interno della mentalità biblica, della mentalità orientale. Cosa si intende in Oriente, cosa si intende la Bibbia quando si usa questa parola cuore? È qualcosa un pochino di diverso da ciò che intendiamo noi. Perché nel nostro linguaggio corrente il cuore non ascolta. Nel nostro linguaggio corrente il cuore pulsa. Dal battito del cuore non soltanto il medico, ma anche noi dal battito del
dalla pulsazione del cuore, possiamo capire tante cose. Se ci sentiamo battere il cuore, vuol dire che siamo emozionati o che abbiamo paura, o se siamo stanchi, oppure se siamo sereni. Allora una domanda. Ci sono altre realtà nella nostra vita comune, nel nostro habitat? Ci sono altre realtà che possono dirci qualcosa di molto simile a quello che la Bibbia intendeva con la parola cuore, quando Salomone dice dammi un cuore che ascolta? Ecco, consideriamo il gesto compiuto poco fa dal parroco. Ha preso una chiave e ha aperto la porta. Ecco, la porta. Anche al di là delle nostre abitudini, una porta è sempre un simbolo. In un bel libro scritto molti anni fa, all'inizio del secolo scorso, da un grande teologo, si chiamava Romano Guardini, un libro che riguardava i segni liturgici. In questo libro egli parla anche della porta, la porta della Chiesa, e usa questa espressione, la porta parla. A proposito della porta di una chiesa, scriveva: spesso siamo entrati per essa in chiesa e ogni volta ci ha detto qualcosa, ma noi l'abbiamo percepito. La porta sta tra l'esterno e l'interno. Ora, quando tu entri in chiesa, attraversi la porta, vuole dire Romano Guardini, capisci che c'è diversità fra l'esteriorità, la piazza, la chiacchiera, i rumori e l'interiorità, il silenzio, il raccoglimento. La porta, per esempio, diceva Romano Guardini, ti dice lascia fuori tutto quello che non appartiene all'interno. Ma questo vale anche per tutte le altre porte, non soltanto per la porta della Chiesa. Ogni porta parla. Per esempio, una porta sbarrata è un rifiuto. Una porta aperta è accoglienza. Una porta sbattuta è un'offesa. Quante volte in televisione, non faccio pubblicità per carità, vediamo quella pubblicità di una famiglia che chiude la porta di casa e l'altro dice ma perché stai mettendo la telecamera? Ah, perché con quella telecamera io sono più sicuro. Ah, la metto anch'io la telecamera, la porta chiusa, perché il ladro non entra. La porta, magari una porta aperta delicatamente per non svegliare chi dorme. Ad esempio un papà che è tornato tardi dal lavoro e apre pian piano la porta di casa. Una mamma che ha messo a letto la bambina e il bambino e poi ogni tanto va a guardare se sta dormendo, se si è addormentata. Se ci pensiamo, una porta è sempre qualche cosa di più rispetto a quello che vediamo.
porta è un simbolo di presenza, anche un simbolo di assenza. Ho suonato inutilmente alla porta, non mi hai aperto, ma forse eri in casa, non volevi vedermi. Sempre segno di un invito. Sali, sali, la porta è già aperta. O di un respingimento. Anche in informatica, anche i nostri computer hanno una porta, anzi un portale. E quella porta ti apre mondi inesplorati, ti introduce in relazioni nuove, a qualche volta ti può anche precipitare in un pozzo oscuro, in rapporti perversi. Ecco carissimi, oggi qui è stata aperta una porta. Cosa si è voluto dire con quel gesto? Lo abbiamo detto esplicitamente, l'abbiamo chiamata porta della misericordia. E poi abbiamo ascoltato nel Vangelo: io sono la porta delle pecore, la porta è Cristo. L'abbiamo sentita la parabola. Questa parabola l'abbiamo ascoltata nella redazione dell'Evangelista San Luca, ma la stessa parabola ce la riporta anche l'altro evangelista sinottico, San Matteo. Ma se noi confrontiamo le due parabole, vediamo che c'è qualche diversità. Non sono riferite esattamente alla stessa maniera. Per esempio, nel Vangelo secondo San Luca, quello che abbiamo ascoltato prima di entrare in chiesa questa sera, la pecora si sarà anche smarrita per colpa sua. Però il pastore l'ha avvertito come una sua responsabilità. L'evangelista dice: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una? Non è la pecora che si è smarrita, come nel Vangelo secondo Matteo. Qui è il pastore che ha perduto una pecora. L'avete sentita, penso, tante volte quella frase di Sant'Agostino, quella che c'è proprio all'inizio del libro delle Confessioni, quella frase in cui Sant'Agostino scrive: il nostro cuore è inquieto, alla ricerca, il nostro cuore è inquieto finché non trova riposo in te. Capovolgiamola questa frase. Qui Gesù ci dice che ad essere inquieto è lui, fino a quando non trova la pecora che ha perduto, finché non la ritrova. Ecco la questione. Sant'Agostino dice: siamo noi che cerchiamo Dio. Ci sono delle litanie, delle invocazioni che quando invocano Sant'Agostino lo chiamano inquieto cercatore di Dio. Ma questa parabola ci dice esattamente il contrario. È Dio a essere inquieto fino a quando non ci ritrova. Ecco, qui ho scritto un appunto, ma lo tralascio. Ho fatto un po' il teologo, ogni tanto i vizi antichi, gli antichi mestieri ti ritornano. E ho scritto che questa inquietudine di Dio che ci cerca, che ci... Il Concilio di Trento, tanti secoli fa, lo chiamava la grazia che previene. Cioè,
il desiderio di Dio di trovarci è talmente forte che ci attira. Ma non vi è mai accaduto? Sei lì seduto, a un certo momento avverti una certa inquietudine, giri gli occhi e vedi che c'è uno che ti sta guardando. Ecco, così è Dio, ci cerca. Inquieto il cuore di Dio. Noi cosa avremmo fatto con quella pecora? Che cosa avremmo detto? Beh, se n'è andata, beh, fatti suoi, se n'è andata da sola, al fin dei conti ce ne sono altri 99, non rimango mica solo, è una che se n'è andata, 99 sono 99. Oppure, una volta me lo sono sentito dire da giovane prete, c'era qualcuno che mi incoraggiava a entrare a far parte di un gruppo. Io gli dissi: ma sono prete, mi basta essere prete. E mi disse: ma evidentemente non meriti di stare con noi. Anche nella Chiesa a volte succedono queste cose, si creano dei gruppi, eccetera. E se uno poi non va via, non appartiene più, e non è meritevole, è perduto. Accadono queste cose. Purtroppo accadono più di quanto non immaginiamo. E il pregiudizio negativo di fronte alla mela marcia merita di essere buttata via. Questo Gesù non l'avrebbe mai accettato. Gesù non l'avrebbe mai accettato. Quella pecora si è perduta magari per colpa sua, ma questo suscita nel cuore del pastore un amore più grande. Bene, non sapevo, c'è qui una bella statua di San Francesco d'Assisi con una reliquia di San Francesco d'Assisi. Tra le opere di San Francesco d'Assisi ce n'è una che si chiama Lettera a un ministro, manca il nome, Lettera a un ministro provinciale. E gli dice: se un frate si comporta male, non lo cacciare, abbi misericordia, accoglilo. E se tu lo accogli e ti risponde male, prendilo lo stesso, accoglilo. Questo è misericordia. Se dico la parola apocrifo, forse molti capirete, ma per qualcun altro, se dico c'è un Vangelo apocrifo, cioè un Vangelo antico, quello di cui sto parlando, si chiama Vangelo di Tommaso, è tanto antico da essere ritenuto dagli studiosi quasi contemporaneo degli altri quattro Vangeli. È chiamato però il Vangelo apocrifo di Tommaso. È stato scoperto a fine Ottocento. E in brevi righe questo evangelista, questo Vangelo apocrifo, non si sa chi sia, racconta così la parabola che abbiamo ascoltato. Una pecora si era smarrita e il pastore la cercò fino a trovarla e dopo aver faticato tanto le disse: io ti voglio bene più di tutte le altre 99. È il significato della perdonanza. Gesù ci dice: sei peccatore, io ti voglio bene ancora di più degli altri. ...44 anni fa... da un papa appena eletto,
non sapevo di aver trovato qui dei confratelli sacerdoti originari della Polonia, sto parlando di Giovanni Paolo II. 44 anni fa un papa appena eletto, ancora giovane, vigoroso, che impugnava la croce come una spada, come un vessillo. Da questo papa la Chiesa si sentì dire: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Quel grido fu di grandissimo effetto. Noi oggi però ci sentiamo tanto confusi, una pandemia da cui ancora non siamo del tutto usciti, e poi le ricadute sociali, anche le ricadute psicologiche, un conflitto che sentiamo quasi alle porte delle nostre case, anche se poi di conflitti ce ne stanno moltissimi altri nel mondo. Temiamo le conseguenze economiche e poi tante altre incertezze di vario tipo, personali, familiari, politiche. Tutte queste rendono deboli le nostre braccia e siamo quasi incapaci di aprire le porte, soprattutto le porte della speranza e dell'esperanza. E allora rivolgiamoci a Gesù. Queste parole con le quali concludo le prendo da un mistico medievale, ma i medievali non erano degli oscurantisti, molti medievali erano più illuminati di noi. E la preghiera è questa: o tu che hai detto io sono la porta, ti preghiamo, apriti a noi. Ecco, che Cristo si apre a noi è il senso della perdonanza, il vero senso. Non una porta che noi abbiamo aperta, ma è bello che su quella porta ci sia un'immagine che ci ricorda una parabola della misericordia. È Cristo che si apre a noi. Credo in un solo Dio, nel seno della Vergine Maria, fu crocifisso per noi, è salito al cielo, siede.
fratelli e sorelle, in questo tempo di grazia della perdonanza, con maggiore fiducia rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, perché il suo Santo Spirito converta i nostri cuori e guidi la Chiesa e il mondo intero sulle strade della riconciliazione e della pace. Preghiamo dicendo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di misericordia. Per la tua Chiesa, sparsa su tutta la terra, perché nei gesti e nelle parole di ogni cristiano manifesti sempre ed ovunque la tua misericordia, noi ti preghiamo. Per coloro che svolgono un ruolo istituzionale e di governo, perché lo svolgano con umiltà e gratuità, e soprattutto in questi tempi di difficoltà e incertezza, sappiano farsi prossimi a chi più degli altri ha bisogno di sperimentare la vicinanza e la solidarietà. Noi ti preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di misericordia. Per i genitori, gli insegnanti e per quanti hanno responsabilità educative, perché sappiano comunicare l'amore per tutto ciò che è vero, buono e giusto. Noi ti preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di misericordia. Per ciascuno di noi e per le persone a noi care, perché ci convertiamo a te e con il cuore capace di ascolto diventiamo gli uni per gli altri tuo abbraccio di misericordia. Noi ti preghiamo. Padre buono, donaci la forza del tuo Santo Spirito, perché vincendo l'ingannevole fascino del male possiamo portare a compimento il tuo disegno di salvezza per noi e per quanti cercano il tuo regno e la sua giustizia. Per Cristo nostro Signore. Canterò in eterno il tuo amore, il tuo perdono a tutti annuncerò. Misericordia, chi vede dall'alto, Signore, come te. Domini in eternum canto.
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, le nostre offerte e trasformale nel sacramento della redenzione, memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, perché per la forza di questo sacrificio, confidando sempre in Cristo, possiamo giungere alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprono al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Marcello, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 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 Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e con la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato, venga il tuo regno, come in cielo, sia in terra. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donare unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, che è colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
numero 398. Thank you.
Preghiamo. Dio misericordioso, concedi a noi, nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, di attingere con fiducia alle fonti della tua misericordia per divenire sempre più misericordiosi verso i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Eminenza, addirittura, Eminenza, grazie mille di essere venuto fra noi, ecco, in questa calda serata, ecco, di metà estate, e la ringraziamo veramente di cuore per le parole che ci ha donato, e perché, ecco, vogliamo accogliere questo invito a fare nostra la preghiera, ecco, di Salomone, a chiedere veramente un cuore capace di ascoltare, sapendo della bellezza di essere appunto innanzitutto proprio ascoltati con amore dal Signore. Ecco, la ringraziamo e, ecco, desideriamo veramente vivere questi giorni come un dono di grazia. Ecco, questo Signore che ci precede, che ci vuole far gustare tutti i doni grandi, grandi del suo amore. Grazie quindi di essere appunto tornato tra noi. Ecco, quell'evento del 2008 era un preludio, un inizio di quella che è l'avventura che appunto da 16 anni accompagna l'estate bibionese, che appunto è Bibione guarda all'avvenire, una rassegna di molteplici eventi che sono occasione di riposo e nello stesso tempo anche di riflessione e di elevazione dello spirito, sia per quella che è la dimensione della preghiera, della spiritualità, della liturgia, ma poi anche di tutta quella che è la ricchezza, ecco, della cultura, della testimonianza viva di persone viventi o di testimoni come i santi, che ci dicono quanto valga la pena veramente chiedere questo dono grande, ecco, della misericordia e dell'amore di Dio. Non mi allungo altro se non ringraziando tutti, anche ovviamente il Vescovo Giuseppe, per essere tra noi. Lo rivedremo tra noi, ecco, anche poi nei prossimi giorni per la festa della nostra patrona, che appunto è Maria Assunta, poi per la chiusura della Porta Santa. E un grazie a tutte, ecco, le autorità, ecco, civili, militari, per tutti i rappresentanti delle varie categorie imprenditoriali e della nostra comunità ecocristiana di Bibione, insieme appunto a tutti i turisti e, diciamolo, in questi giorni veri e propri pellegrini, ecco, in questo che si trasforma la nostra chiesa parrocchiale in un vero e proprio santuario in cui gustare dell'amore di Dio, e grazie a tutti coloro che veramente permettono questo, perché c'è una comunità viva, ha visto diverse magliette arancioni e tanti altri che si mettono a servizio proprio per tutte quelle che sono le tante opportunità che la comunità cristiana di Bibione offre e che sono veramente un gusto per noi offrirle, e chi viene a Bibione ha il gusto proprio di assaporarle. Concludiamo, ecco, ricordando che la benedizione che ora, ecco, Sua Eminenza ci dona è in piena comunione, ecco, con Papa Francesco, il quale proprio per questa occasione ci dona la benedizione papale. Il signor Cardinale Marcello Semeraro, a nome del Romano Pontefice, impartirà ora la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Giuseppe, per il Vescovo Cardinale Marcello, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione dei santi apostoli di Pietro e Paolo, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Numero 98.